oggi in realtà ci stava proprio perfetto quello che vi avevo promesso, che era il cibo a calorie effetto negativo, solamente che qui sta proprio nevicando tantissimo, per cui non posso andare a riprendere le verdure proprio per farvi vedere insomma quali sono, come utilizzarle e come organizzarci questa cosa meravigliosa. E quindi ho pensato di sostituire questo video facendo appunto video assaggi, quindi provo assieme a voi questa bellissima pizza, speriamo insomma sia buonissima, quindi pizza tagliamo, i fritti che ve l'avevo promesso e quindi farò questo grande sacrificio, e quindi iniziamo subito! Appunto la pizzetta in forno. Allora io ho voluto provare questa qui di italiano, perché è una pizza marinara, perché alla fine non c'è mozzarella, non c'è formaggio, quindi insomma sono contenta appunto di recensire prodotti che vanno bene un po' per tutti, ok? Allora vediamo un po', l'aspetto non è male perché è l'unica ad avere le foglioline di basilico e a me piace un sacco questa cosa. Allora vediamo un pochetto, qui già accendiamo, va, perché sennò. Ok, tagliamo la parte di sopra. Allora, aspetto, non è male ragazzi, mi piace. Allora, sicuramente mi piace di più della My Best Veggie. L'odore è favoloso, c'è un profumo d'origano e di aglio, eccola qui. Molto carina l'aspetto, non male. Allora, metto in teglia e andiamo a mettere dentro a Pietro, a Petruzzo mio. Vediamo un po' se riesco senza ammazzarmi. Ok. E mettiamo dentro. Facciamo. Quanto ci sarà scritto qua? 180, 10 minuti solamente. Ok, no, che 10 minuti? Com'è possibile? Ah no, perché dice a temperatura ambiente, vabbè, l'ho fatto. Poi disporre a 10-12 minuti. Ok. Quindi facciamo 20, ma tanto poi dopo gestisco io, controllo io. Allora, la piastra la facciamo scaldare ancora qualche minuto e ci rivediamo qui. Allora, come promesso, eccole qui, che sono appunto le verdure pastellate che mi sono dimenticata di farvele vedere nella spesa con la cecagnola all'AMD, e sono appunto verdure pastellate. Queste qui vanno bene perché dopo leggiamo gli ingredienti, ma non c'è il latte in polvere, quindi appunto vanno bene un po' per tutti e quindi le proviamo. Allora, non metto l'olio. Qui c'è scritto che possono essere messe. Ok, non le metto. Vabbè, le metto tutte ragazzi, tanto devo pranzare, c'è pure l'amore mio, quindi va bene così, le mettiamo tutte. Allora, le disponiamo un po' così e c'è scritto che vanno, possono essere o rifritte oppure messe al forno oppure in padella. Io preferisco sempre la padella, insomma, non mi va di rimettere l'olio, eccetera, eccetera. Poi! Allora, apriamole senza massacrare tutto, le mettiamo un pochettine. Vediamo se vengono, non l'ho mai fatta io in piastra, ma sempre in forno, quindi staremo a vedere se vengono. Forse ci avranno bisogno del coperchio, però vabbè. Noi ci proviamo, vediamo un po' come esce, al limite se no le trasferisco di là, ok? Allora, mi sono preparata con la mia solita insalatina, perché insomma c'è chi dice appunto che non riesco a mangiare, cioè non sembra, lo diceva pure mia nonna, se non ho il pane a tavola mi sembra di non aver cenato. Io invece è proprio il contrario, se non ho un po' di verdurine non mi sembra di aver né pranzato né cenato. Ah. Poi mi è presa pure la cosa di mangiarle scondite, non so perché, ma è un periodo che le mangio scondite, quindi meglio così. Quindi, ricapitolando, pizza in forno, qua aspettiamo qualche minuto e ci vediamo tra qualche minuto appunto. Giriamo. Le sono ammorbidite ragazzi, quindi insomma ottimo, vanno bene anche in piastra, pure le patatine, ma vediamo alla fine se rimangono meno croccanti oppure vengono bene lo stesso, così insomma. Avrei potuto metterli, però ho detto no, vabbè, facciamo prima qua. Mi piacciono di più, anche perché dopo lo sapete che, specie queste qua che sono già pronte, come le tiriamo fuori dal forno si freddano, invece in piastra restano belle calduzze, come piacciono la vostra Anto. Giriamo, vediamo un po', vedete ancora un pochettino, ma sono buone. Mettiamo il sale. Che pranzetto, non mi ha detto male, eh. Io volevo fare questo video, non vedo l'ora, però dovevo andare a prendere tutte le verdurine,
E quindi ho detto, vabbè, mo nevica, non posso proprio uscire, c'ho qui proprio, ragazzi, un paesaggio proprio spettacolare, tutto bianco, non vedo neanche più i rami degli alberi, meraviglioso. Io con il fornetto caldo a smangiucchiare mi sembra proprio, una cosa perfetta, mi prendo pure il mio integratore, che è la vitamina E. Ne prendo alcuni, poi faccio un video su questi. E ne ho comprati due ultimamente, quindi ve ne voglio parlare. Questa è la vitamina E. Ti consigliano di prendere durante i pasti. Ok, quanto manca? Lì ancora un pochettino. Intanto il sale l'abbiamo messo. Vedete, non ho aggiunto l'olio perché tanto già sono fritte, quindi che senso ha? Poi li facciamo noi i frittini, ragazzi. Poi ci facciamo, volevo fare tutto il frittino che faceva sempre mio nonno, il fritto di mela pure, il cavolfiore, facciamo la cipolla che io adoro proprio, mamma mia, quelli proprio pazzeschi, ne mangerei uno dietro l'altro, veramente. Insomma, ci rifacciamo come trovo una piastra che insomma mi permette di friggere, perché qua diventerebbe un po' complicato, se non impossibile, e quindi poi ce li facciamo in casa. Intanto ci smangiucchiamo questi. Allora dai, un altro pochino e ci vediamo tra un po'. Oh, eccoci qui, quasi pronto, spostiamo tutto, la pizzetta è quasi pronta, cioè è pronta, spostiamo il frittarello, che mamma mia profuma da morire, bellissimo proprio a vedersi, il fritto è l'ovio, spostiamo tutto, via 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 via, e ci piazziamo qua il posticino per la pizza. Allora, senza che ci fusioniamo, andiamo a prendere la nostra pizzetta. Ce la faremo? Ce la faranno i nostri eroi? Oh. Aspettate, Prendiamo qua. Non ce la faccio. Olle. Ma cosa non riesco a fare, dico io? Allora, che carina sta pizzetta. Allora, stava del formaggetto, è scomparso. No, è una marinara, non c'è il formaggetto. Subito che stavo per bocciare la pizza. Allora, il pasto ci piace, bello scorpiarello come piace a me. Guarda la neve che cade, che bello. Che si accumula tanto sugli alberi e poi tutto insieme cade. Allora, io direi di abbassare la piastra perché ci siamo. Quindi la lasciamo a 1-2, così manteniamo tutto calduzzo. L'impasto mi piace. Mamma mia, che gioia! Che gioia questa piastra! Brava la mia Silvietta! Amore, mi sa che te lascio niente, eh! Lo mangio tutto io, da! Quando sta quello? Quando sta, disgraziato! Che c'è? Non te do niente, non te lascio niente, mangio tutto io. Acqua la corrente allora. E certo, così per stacchi di dieta, ti piacerebbe a te. Oh, ce la possiamo fare e ce l'abbiamo fatta. Allora, buono. Ma sta piastra, ragazzi, è bellissima, l'adoro. Madonna, come frigge tutto. Allora, ricomponiamola. Allora, assaggiamo, iniziamo. Iniziamo dalle patatine fritte, vediamo un po' come sono venute. Allora. Perfette, mi piacciono. Io ho messo qui la mia maionese, che è questa, la Biffi vegetale. Però io so più che ciappara. Che buona. Quanto è buono il fritto. Metto il ketchup da quest'altra parte. Me ne lasci un po' di pizza? No, non lo so, dipende se fai bravo. Ma come faccio bravo? Io so bravo. Vieni, vieni nel piatto. Grazie qua. Allora, do un pezzettino? Così, okay. Ci dici, così ci dici pure tu com'è? Da un po' di frittarelli? Ma sì. Ma che dicessi di no?
aspetta un po'. Patatine le vuoi? Ah, quelle no, con grasso. Sì, le patatine, ti piace. Vai. Attimo. Mi piacciono le patatine fritte, dico io. Oh! Non mi di niente però, eh! Mm. Frittarello sì. Ci piace. Com'è il frittarello, amore? No, il peperone mi piace tanto. È vero, infatti stavo a pensare la stessa cosa, ma lo voglio assaggiare, perché non l'ho mai fatto io il peperone fritto. Vero? Perfetto. Le verdurine proprio piccole piccole, no, ma... Beh, si cuociono prima, no? Esatto, si cuociono prima. Io lo trovo piacevole. Deve essere un fritto già pronto, ce ne sanno alcuni che non mi piacciono. Perché come mai a schiacciare esce l'olio? Io questo non ho asciutto, vero? Veramente, veramente forse, asciutto, sì, buono. Forse anche perché l'abbiamo fatto in piastra e non ci abbiamo riaggiunto l'olio, sì, secondo me, pure questo. Oh! Mmm! Della pizza che dici? Non lo assaggio. Ah. Mmm. Un po' brucia. Amore, ma come prendo il piattino così faccio prendere un secondo? Grazie, amore. Vieni, grazie. 5 euro. Va. Allora, assaggiamo la pizzetta. Anzi, più che assaggiare la metto un pochettino qua sul piatto a freddarla un secondo. Allora, intanto che mi si fredda un pochettino la pizza, volevo assaggiare frittino per frittino, quindi la carota che è quello più complicato, vediamo un po' com'è, se è buono, se è tipo lessato. Bello croccante, ragazzi. Buono. Peperone. Come si è rubato tutti i peperoni, eh? Mi è disgraziato. Sentiamo. Madonna. Il peperone è buonissimo. Amore. Il peperone è ottimo. Sì, il peperone eccezionale. Il peperone è spettacolare, ragazzi, noi ce lo facciamo per frittarello. Eh sì, eh. Prendiamo spunto. Melanzana, qui non l'ho mai fatta fritta, se non quella rondella. È buono, assaggiata. Buona? Buona veramente. Ancora anche la zucchina, no, non mangio, mangio. Tu devi crescere. Muore, muore mio. Buona, pure la melanzana. Vai, amore. Zucchina. Ti voglio tutta ciccia e brufoli. Sarà un piacere. Buono. Ci piace. Io lo promuovo il frittarello. Ora vediamo gli ingredienti. Assaggiamo la pizzetta. Nazza, buona, eh? Effettivamente sì, è buona. Bella aromatizzata proprio. Ci manca soltanto la mozzarella, sennò è buonissima. Scherzo, dai. Ma che scherzi, dici davvero? Lo so, però dico sempre che scherzo, dai. Allora, l'impasto rimane bello croccantino, insomma. A me piace da matti. Allora, la mia intuizione era giusta perché a volte sono più buoni i prodotti che sono, che ne so, vegetali così per caso che quelli dichiaratamente vegetali, no? Tipo My Best Veggie, per me tra la pizza My Best Veggie e questa non c'è paragone, ragazzi, non c'è paragone. È proprio erto pure il condimento che hanno messo, è pomodorini proprio piccolini, una datolata spettacolare che in bocca diventa proprio super cremoso, c'ha tanto basilico, tanto origano, adesso vediamo gli ingredienti. L'aglio si sente, però si sente meno. E cioè si sente meno qui rispetto alla My Best Veggie. Per me è promossissima. Guarda, mi dai un altro? No, c'è ancora quella. Allora, leggiamo gli ingredienti della pizza. Che buona. Allora, farcitura ci abbiamo pomodoro,
al 53%, polpa di pomodoro al 19%, semiconcentrato di pomodoro 15%, olio extravergine 6,7%, basilico, aglio, sale, origano, amido modificato di mais, zucchero, salsa al peperoncino piccante. Si sente proprio, ragazzi, perché voi me l'avete chiesto come erano alcuni prodotti col peperoncino, perché non vi piace, proprio manco si sente. Io se non l'avessi letto tra gli ingredienti sinceramente non l'avrei sentito. Quindi salsa al peperoncino piccante, che sarebbe appunto composta da peperoncini piccanti rossi, olio d'oliva, sale, aglio. E poi abbiamo la pasta, che appunto l'impasto intendono, che è farina di grano tenero tipo 0, acqua, olio extravergine d'oliva, sale lievito, ma stra promossa. Ottimo. Sì. Qui è un peccato pure aggiungerci le verdure sopra, perché è proprio strano. No, 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 va bene, è ben bilanciata così. Leggiamo le verdure pastellate. Allora, vegetali in proporzione variabile, 70% di cui hanno messo cavolfiori, zucchine, carote, melanzane e peperoni, però onestamente c'è un po' di tutto. Poi farina di mais, farina di frumento, olio di semi di girasole, amido di mais, sali, agenti lievitanti, hanno messo il difosfato di sodico, il comaddensante, hanno messo gomma di xantana, metilcellulosa e zucchero. Io li promuovo perché... perché comunque è un frittarello che ti fai così come antipastino con gli amici, no? Ovviamente se uno se lo fa a casa è più buono e più croccante. Sì. Gli ingredienti sarebbero verdure, farina, acqua, sale e basta, no? Ovvio. Però per essere un prodotto da supermercato, economico, da discount, ottimo. Quindi io lo promuovo a pieni voi. Poi è asciutto, piacevolissimo, quindi magari ecco non lo mettete in piastra con l'olio rifritto. No, in forno, in forno. No, in forno così, buono. Le patatine vanno bene perché era patatina, perché l'ho rimessa in congelatore, e ho avuto dei semi di girasole, quindi promosse anche queste. Che buono. Poi sei l'unica al mondo che mangia insalata con la pizza e patatine fritte, so io, guarda. Ragazzi, questo grande lo lascio a te, amore. Grazie, grazie. Mm-hmm. Io mi mangio questo, un altro frittarello. Io mi mando. Molto buoni. Basta al minimo. Queste patatine ce le facciamo secche. Pizza, ragazzi, strapromossissima. Prendetela. Molto più buona della My Best Veggie. Verdure pastellate, ottime, fate una cenetta proprio col fidanzato, maritino, famigliotta al completo. Io vi mando un bacione grande grande. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Scusa, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Però la pizza è mia, No, ciao, ciao, quella no, è mia. No, ciao. 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 This town's all